Ciao, ciao Andrea. Ciao. 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 Sempre presente. Dai Stefano. Dai bravo.
no. Dai forza. Non so, ma la io in gente qua. Ciao. Vivo, camomillo. Grande. Ciao. 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 Mitico, c'è proprio le lente.
Au, Dino. Au. Au. C'è rotta la macchina. Ecco qua la testa della corsa. Eccolo qua, Jaros Keno. Ragazze, tirate un po' lo striscione. Andiamo alle battute finali. Si va sopra l'ora 7 e si scende sotto l'ora 7:30. Saluta il pubblico. Allora veniamo. Eccolo qua, ne è ancora. Allora, soddisfatto e felice Cristian Zovigo come un bambino all'entrata di Arruzzo fino all'ultimo. Bravo, 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 lo avevo detto, più o meno siamo lì. Un tempo inferiore all'ora 9. Eccolo qua, Simone Gobbo, applausi del pubblico per lui. Complimenti Simone, atletica, io tecna Marco. Se tutto su questo succederà, pochi puntati su Federica del Buono e non solo. È un lungo sfertile per l'atletica, quello nel campo di Diego Spini, non solo. Grazie all'atletica vicentina, grazie a Federica del Buono. Parlando di un'ora e Dolce Spicci ha lasciato il compagno di allenamento di squadra di Sheikha Solin. Eccolo qua, Diego Gaspari al terzo posto, questa mezza maratona di Vicenza. Bene anche il grado confessa al quinto posto. Buona la sua prova. Anche il posto di personale, quindi bene il grado confessa che andiamo a sedersi a camminare sotto l'ora 3. Bene la spinta qua la cosa di grado confessa. Eccolo qua Max Bondamic, abbiamo visto la fase di arrivo di Giorgio Zanda. Eccolo qua Max Bondamic, classe 1966. Si mette dietro a 3 giorni, lui che già scende sotto le 2:20 in maratona. Bravo l'atleta veronese, applausi anche per Rando Dan, nonché presidente della società di atletica giovanile. Ovest Vicentino, bravo anche Andrea, bene. Battute finali per voi. Eccolo qua, l'atleta veronese, il turno di Stefano Masetto e poi l'inossidabile Enrico Vivian. E anche Enrico Vivian. Eccolo qua, prende il suo amico Enrico Viglia, che ha un personaggio di 1:04 nella mezza maratona qualche anno fa, quando le sue ginocchia non chiedevano niente. Grande Mario. Io, sport. Eccolo qua, sta per arrivare anche Andrea Rigo, l'ultra maratoneta, quest'anno vincitore in Austria di una della sua prima maratona. Mai troppo vecchio per vincere, eccolo qua, applausi per Andrea Rigo, la Fulminia. Bravo, bravo, bravo. Yes, bene. Bravo. Ancora di me che si susseguono in questa mezza di Vicenza. È il turno ora di Patrizio Darlando di Cancunius, tu di atletica di Vicenza Marto, scusate, con Isham Isi,
Adu, eccoli qua questi due amici di hockey connazionali. Vai anche loro. Bravo, Isha! Bravo! Ecco Fabio, Fabio! No, Fabio! Non a Fabio! Preceduto da... Fabio! Fabio! Grande Fabio! Mezza maratona. Fabio, bravo! Fabio! 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 Ancora Valerà, Sandro De Vici, applausi anche per lui, insieme a Maurizio Candeloro, gira con perfetto, orario. E allora eccolo qua, Luca Domani, ricordiamo che la prima poi Canova, e poi Antonio Irbici. Eccoli qua arrivare, un'ora 20 e 34, bene anche Tony Irbici. Siamo ora con Andrea Mignoli, Letta Veronese e poi ora il turno degli applausi per Stefano Marani, Alpini Vicenza, e allora una maglia arancio all'orizzonte con Zanellato. Insieme ai Ciclo Viviani. A seguire poi Fabio Zordan, anche lui al cuore arancio. Martino Massimiani, Martino, sta arrivando Martino. Massimiani, grande maratone per lui. Martino è lui. Ed ecco qua il primo dei commercialisti, alla faccia che i commercialisti sono sedentari. Bravo! Bravo! E allora eccolo qua. E nella prima ora di Antonio Fossali, campione di Veneto dei commercialisti. Arrivo anche per Piero Peri e poi il turno di Gasparotto che organizza dal Dato Ves. Eccolo qua. Ecco la donna. È il turno di Caigao, Maurizio Funico. E poi vedo la sagoma di Maurizio Funico. È lei che punta direttamente alla vittoria e ad inaugurare l'arco d'oro di questa mezza maratona di Vicenza, che ha il Maurizio Funico, la sua regina, le ultime metri. Eccolo qua, che è il rovescio per Maurizio Funico. Vicenza Marco. Arriva anche per Pana, a seguire poi Giuliano Del Pretto, in splendida forma. Bravi! E tu non vuoi dire, è stato Dovisa, bravo anche lui, vai Ale! E allora Marco Cagliaro all'orizzonte. Attenzione perché non si regalano posizioni. Bene anche Massimo Zaccaria per il problema della mezza quasi in aperitivo e anche venuto. Ed eccolo qua a insediarsi al secondo posto Anna Zilio. L'ultimo metri per lei. E gli applausi per il pubblico, Anna Zilio, secondo me è una Vicenza, la mezza maratona di Vicenza. Brava, 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 brava Zilio, brava. E ancora Maurizio, secondo posto del campionato privato dei commercialisti, Maurizio Casagrande. È il turno di Ruggero Petrano. Andiamo con Mauro Carolini, Francesco Anzini e poi Roberto Turri e Monteforte.
attenzione ai nostri amici. Andiamo ora con Francesco Michelutti, il pubblico lo spinge verso il traguardo con il più valoroso. Per gli applausi. E ora siamo con Luca De Santi. Arrivo anche per Maurizio Ronzani del Radio Stinzonet. Eccolo qua, Maurizio Ronzani del Radio Stinzonet. Allora adesso proseguo. Preceduta da Cristiano Menti e poi anche Maurizio Toma che è un compagno di Geno Scordato, ottimo, tanto conto, insieme al Ivo Lovo di Tetti. Bravo! È turno di Nazareno Bedin. Bravo! Io fermo da 2 mesi, fermo. Vai, si sono dato anche Mario De Marti. Bravo Mirko!